gareggiare in acqua e senza pensarci si è tuffato per salvarla a Castello, racconto di un giovane eroe veneziano. Multato per pericolo alla navigazione mentre passava il Canal Grande con la sua imbarcazione, l'avvocato del turista tedesco che perse la vita nel 2013. Nel 2015 gli accessi al pronto soccorso sono aumentati, codici rossi compresi, tutti i numeri dell'ospedale di Mestre. In regione lo sfogo dei risparmiatori, da cui è emersa la richiesta di istituire un tavolo di coordinamento per avviare un'azione di conciliazione con le banche. La polizia interviene a Mestre per una lite e scoprono che nel garage c'è una rimessa di scooter rubati, denunciato un 27enne. L'ex assessore al turismo risponde alle critiche che gli sono state rivolte riguardo la mala gestione dei soldi investiti per la promozione. Grande appuntamento domani al Tagliercio, l'Umana Reyer affronterà Milano, coach De Raffaele, dovrà essere una partita speciale. Una buona serata, un benvenuto a tutti i telespettatori di TG Venezia Mestre. In apertura abbiamo una bella storia da raccontare. Un giovane veneziano, un ragazzo di 35 anni, ha visto una donna che stava galleggiando, il cui corpo stava galleggiando nell'acqua. Senza esitare un attimo, si è tuffato per salvarla e ci è riuscito. Ho mollato il carro del lavoro, stavo facendo delle consegne per il lavoro e mi sono avvicinato alla riva. Dopodiché ho visto il corpo a bocconi in acqua e la prima cosa che ho fatto istintivamente mi sono tolto la giacca, la maglia e mi sono gettato per salvare quello che c'era in acqua, un corpo. Poi il sapere che era un uomo o una donna lo sono venuto a saperlo dopo. Al momento ho fatto quello che mi sentivo più istintivamente più opportuno di fare. Non ci ha pensato due volte il 35enne Silvano Secchi e quando ha capito su segnalazione di una persona che urlava aiuto si è tuffato nell'acqua fredda del rio dell'Arsenale a Castello, dove galleggiava il corpo di una donna. Erano le 6:30 e le difficoltà non sono mancate. Non avevo calcolato la forza della corrente in quel momento e una volta buttatomi in acqua la corrente ha tentato di trascinarmi verso l'esterno della laguna. Per cui di conseguenza mi sono aggrappato alla riva e nel tentativo con il sinistro tenendomi alla riva, con il destro di prendere la signora, sono riuscito mollandomi qualche secondo dalla rivetta, quel tanto che basta per riuscire a prendere la giacca della signora e trascinarla a riva. Inizialmente nessun altro si è mosso per aiutarli. Ho dovuto dare un richiamo io vocale molto forte. E in veneziano, me de la man sì o no? Ecco, detto proprio testuali parole. Una volta tirata a galla e la signora rantolava, era sì, viva perché il cuore batteva, ma rantolava, poi i rantoli della morte aveva. Poi sono intervenuti i soccorsi e Silvano è tornato a fare il suo lavoro di sempre, le consegne per il panificio della zona. Se non fosse intervenuto, molto probabilmente per la 54enne veneziana non ci sarebbe stato scampo. Penso che la cosa sia spontanea per uno che ha vissuto a Venezia per anni, che è nato in questa città, che ha comunque una cultura diversa dalla terraferma. Per quello che mi riguarda non l'ho fatto per farmi pubblicità, non mi interessa e, come vi ripeto per l'ennesima volta, chiunque fosse stato lì con un minimo di amor per la vita l'avrebbe fatto. Non la pensa così la popolazione social, che ha riempito di messaggi d'orgoglio la bacheca di Silvano. Una persona speciale, dicono. Nel tuffarsi ha anche perso gli occhiali da vista. Nei prossimi giorni andrà a trovare la signora, in queste ore ricoverata in rianimazione. Restiamo a Venezia, è stato multato per pericolo alla navigazione mentre passava in Canal Grande con la sua piccola imbarcazione, sulla quale si trovavano i fascicoli che doveva depositare in tribunale sul caso di Joachim Vogel, il turista tedesco che ha perso la vita nell'incidente avvenuto tra gondola e vaporetto nel 2013. Protagonista della vicenda è proprio il suo avvocato, incappato nell'ordinanza varata dall'amministrazione municipale dopo l'incidente costato la vita al turista. Un
provvedimento che vieta il passaggio delle barche tra le 8 e mezzogiorno di lunedì e venerdì. Lui dice presenterò ricorso contro la multa e chiederò anche la modifica dell'ordinanza. In regione lo sfogo dei risparmiatori, da cui è emersa anche la richiesta di istituire un tavolo di coordinamento per avviare un'azione di conciliazione con le banche. Con le audizioni ai rappresentanti delle associazioni, dei correntisti, degli azionisti, degli obbligazionisti e ai delegati delle organizzazioni sindacali dei dipendenti degli istituti bancari, hanno preso avvio i lavori della commissione speciale d'inchiesta istituita per analizzare i gravi fatti che hanno interessato il sistema bancario in Veneto. Oltre all'unanime grido di dolore che ha ribadito ancora una volta il dramma di migliaia di risparmiatori, famiglie, imprenditori e liberi professionisti, dagli interventi è emersa chiara la richiesta alla Regione di istituire un tavolo di coordinamento per avviare un'azione di conciliazione con le banche. Il tentativo è anche di aprire, possiamo dire, dei ponti di collegamento tra quelle che sono le posizioni, tra gli istituti e gli azionisti, i correntisti che hanno bisogno di un confronto anche per capire quale sia un percorso eventualmente fattibile di compensazione per chi appunto ha bisogno di risposte concrete, che hanno in questo momento forti difficoltà economiche. Nelle prossime settimane verrà stabilito anche a chi dare i fondi messi a bilancio e le modalità di assistenza legale. E questo sarà compito insieme alla Giunta di individuare chi saranno i beneficiari. L'obiettivo è quello di compensare certe spese legali, ma secondo me è anche l'obiettivo di uniformare quella che è l'azione legale nei confronti appunto degli istituti. Anche questo per non creare ulteriori speculazioni in chi in questo momento ha bisogno appunto di assistenza legale e molto spesso magari potrebbe ricadere in ulteriori sistemi sicuramente non consoni a quello che è l'obiettivo. Escono per una lite e scoprono che nel garage c'è un'auto rimessa di scooter rubati. Questa ad altre brevi notizie di cronaca. Colleziona scooter e moto rubate, nonché biciclette di ogni genere, tra cui una appartenente al servizio bike sharing del comune. È stato scoperto nella serata di venerdì dagli agenti delle volanti, intervenuti inizialmente in via Po a Mestre, su segnalazione di una lite familiare in atto. Giunti nell'abitazione, i poliziotti hanno individuato il responsabile del trambusto, un 27enne veneziano già conosciuto per precedenti episodi. Dopo aver tranquillizzato gli animi, gli operatori hanno deciso di dare un'occhiata in giro, trovando all'interno di un garage annesso all'abitazione diversi motocicli parcheggiati, tutti risultanti oggetto di furto. È stato denunciato per ricettazione. Bevi 10 spritz in un giorno e ti regalano una bottiglia di prosecco in omaggio. Questo l'incredibile cartello che appare da qualche settimana in un bar di Marghera che si trova in via della Rinascita, Rione di Ca' Emiliani. A denunciare il fatto è stato Luigi Corò del comitato Marco Polo in difesa del cittadino. Da quanto raccontano al bar gestito da cittadini cinesi, l'invito a bere funziona. Il record è stato di un uomo di 40 anni che, raccontano nei giorni scorsi, ha bevuto 18 spritz dalla mattina alla sera per vincere la sfida. Il presidente dell'associazione chiede ora un'ispezione della polizia locale. Passava per caso sulla Jesolana a Trezze di Quarto d'Altino e ha assistito allo schianto fortissimo tra due auto, di cui una alimentata a metano. Il vigile del fuoco fuori servizio non ci ha pensato un attimo ed è intervenuto per prestare soccorso ai due autisti rimasti feriti. Intanto sul posto sono arrivati anche i pompieri di San Donà insieme al personale del 118 per estrarre uno dei due automobilisti che era rimasto bloccato nella macchina a metano. Si tratta di un 62enne di Roncade. Entrambi i feriti sono stati portati in ospedale. Dopo aver messo in sicurezza la zona, i carabinieri di San Donà hanno provveduto ai rilievi per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. E a proposito di salvataggi e di soccorsi, sentiamo nel prossimo servizio tutti i dati che riguardano il pronto soccorso di Mestre. Nel 2015 gli accessi al pronto soccorso dell'Angelo sono aumentati, passando da 86.486 a 87.559. I codici bianchi sono ancora più della metà degli accessi totali. Sono aumentati rispetto all'anno scorso i codici rossi. Se nel 2014 si parla di 1.406, nel 2015 sono stati 1.487. Un dato che conferma la centralità dell'ospedale di Mestre nel servizio di emergenza-urgenza sul territorio provinciale. Nonostante l'aumento degli accessi, il pronto soccorso è comunque riuscito a contenere le prestazioni fornite, che spesso sono più di una per ogni accesso, e a contenere in particolare quelle fornite ai codici bianchi.
La riduzione delle prestazioni è un buon indicatore di appropriatezza e corretto utilizzo delle risorse. Le prestazioni riferite a tutti i codici sono scese da 576.000 a 448. Nel dettaglio, le prestazioni erogate ai soli codici bianchi sono calate dalle 140.000 del 2014 alle 135.000 del 2015. Per quanto riguarda i ricoveri, che già registravano una crescita lieve e progressiva negli anni precedenti, sono aumentati sensibilmente nell'ultimo anno. Nel 2014 erano stati 23.163, di cui 16.726 per utenti residenti nell'US 12. Nel 2015 sono saliti a 24.194, di cui poco più di 17.000 riguardanti utenti dell'US 12. È rimasta sostanzialmente invariata la distribuzione delle patologie affrontate. Turismo nel veneziano. Dopo le critiche che gli sono state mosse, l'ex assessore regionale risponde così. Le valutazioni devono essere fatte sui numeri e non sulle sensazioni o così sulle opinioni che vengono espresse casualmente sulla stampa. Dal 2005 al 2015 le presenze e gli arrivi turistici dal Brasile verso il Veneto sono aumentati in termini di arrivi del 260%, in termini di presenze del 190%. L'ex assessore al turismo Marino Finozzi risponde così alle critiche che gli sono state rivolte riguardo la mala gestione dei soldi investiti per la promozione turistica. Nel mirino è finita la missione veneta in Brasile durante la precedente legislatura. Tra arrivi all'aeroporto di Venezia e pernottamenti in Veneto, il numero di presenze carioca è aumentato. Normale poi che il bilancio di turisti sia calato nell'ultimo anno, colpa della crisi che sta vivendo quel paese. Questo ultimo anno, 2014-2015, ci sia stato un calo, ma perché quel paese purtroppo ha avuto una profonda crisi. C'è un altro aspetto, in Brasile ci sono milioni di brasiliani che hanno la doppia cittadinanza perché sono di origini venete, quindi quando arrivano in Italia ovviamente usano il passaporto italiano e questo è un dato che noi non registriamo, quindi questi numeri sono tendenzialmente anche in difetto rispetto alla reale presenza. Si è parlato anche di risorse spese per organizzare manifestazioni sportive in Brasile. Finozzi nega qualsiasi tipo di sponsorizzazione. Quella notizia, come una falsa notizia, può diventare un caso politico. Bene, noi non abbiamo mai organizzato gare ciclistiche in Brasile, non abbiamo mai partecipato a gare ciclistiche in Brasile, non abbiamo mai speso un centesimo per gare ciclistiche in Brasile. Se qualcuno è in grado di dimostrare il contrario, sono qui. Veneti schiacciati dalla crisi, questa settimana una donazione davvero speciale. Stiamo partendo dalla sede di Treviso e stiamo andando su un posto bellissimo perché una telespettatrice di Rete Veneta ha chiamato e offre un appartamento gratuito a questa famiglia che è su una strada. Siete contenti ragazzi? In gita? Olè! Guardate che appartamento la Valia ha messo a disposizione. Mamma, questo è il salone col caminetto, è grandissimo. Questa è la cucina, guardate che cucina. Non ho parole, sono stupia. Mamma, guardate che terrazza, gira tutto attorno alla casa, bellissimo. Guardate che panorama. Io penso che questi ragazzi, sì anche tu Gabriella, però soprattutto sti due ragazzi se lo meritano proprio, un po' di serenità. I ragazzi sono incantati, guardate amici di Rete Veneta, stanno osservando le colline. Pensavi una casa così grande? No. E così bella? No. No. Cosa vuoi dire ai telespettatori? Grazie. Tanti di qui, grazie, che non si può neanche dire. Allora, questo è il bagno, una camera, un'altra camera grandissima. Sono lacrime. Belle stavolta, stavolta non sono. Sì. È vero, vedi che secondo me lassù qualcuno ci ama, c'è sempre qualcosa di positivo dopo che arriva, perché ve lo meritate, specialmente tu e i ragazzi. Allora io ti do l'assegno di questa grande famiglia che sta aiutando veramente tanto. Cosa vuoi dire? Grazie, prima grazie a Rete Veneta che ci ha sempre aiutato comunque. E tutti quelli che danno un piccolo sostegno e con questi piccoli sostegno danno a noi, come tante altre famiglie, un respiro. Ma questo non è un respiro, è vivere. E di questa casa cosa dici? Questo è un sogno, questa signora
la ringrazio moltissimo, non saprò mai come ringraziarla, soltanto di tenerla bene, benissimo. Non ho parole, perché dobbiamo ringraziare soprattutto la signora e Rete Veneta, perché senza di loro non saremmo qua. Grazie grande famiglia di Rete Veneta, grazie a questa splendida donna, alla sua famiglia che ci ha aperto queste porte, e non so quanto anch'io dire grazie, perché non pensavo mai di trovare una cosa del genere, bellissima. Grazie e grazie alla prossima, ciao. Passiamo ora allo sport, big match al Taliercio domenica, l'Umana Reyer pronta ad affrontare Milano. Possiamo continuare a migliorare su ciò che abbiamo fatto, rispetto a ciò che abbiamo fatto a Reggio Emilia, e questo deve essere ciò che ci deve animare da qui alla fine della stagione. Con questo spirito gli Oro Granata affronteranno la partita di domenica al Palasport Taliercio contro Milano, un avversario che darà sicuramente del filo da torcere ai veneziani. Ecco perché i giocatori dovranno dare il meglio di sé. Serve assolutamente domenica una partita speciale, questo è fuori di dubbio. Perché, insomma, la squadra è una squadra fortissima, completa, una squadra che è costruita per vincere, l'hanno già fatto in Coppa Italia, stanno andando avanti in Eurocup, è una squadra che ha tante possibilità, con giocatori di altissima qualità, quasi tutti nazionali delle rispettive nazioni, quindi ripeto, serve una partita speciale per tanti aspetti. Una sfida importante per gli Oro Granata, che avranno bisogno del sostegno del loro pubblico, perché, come sottolinea De Raffaele, la Reyer è un bene di tutti. C'è bisogno che riusciamo veramente a essere tutt'uno da qui alla fine della stagione, sapendo che comunque la Reyer è un bene di tutti. La squadra, dal canto suo, credo che abbia mostrato la voglia di combattere, la voglia di onorare al meglio lo spirito di questa della Reyer, con una mentalità, mi viene da dire, operaia, nel senso di sporcarsi, e nel senso di essere molto umili nell'accettare la sfida, che ancora una volta è una sfida con i migliori. Però la voglia è quella di condividere questa sfida con il pubblico e riuscire a essere tutti insieme. E vi ricordo, questa sera alle 21.05 non perdete l'appuntamento con i documentari La Grande Guerra, titolo delle puntate, Gorizia, Trieste e l'Operazione K, la rivoluzione russa, in replica anche domenica alle 15. Domani alle 9.10 l'appuntamento è con il Santo Rosario e a seguire la parola del Signore. Alle 10 la Santa Messa dal Santuario di Motta di Livenza e alle 14.15 Dea Formazione a Nord-Est, a seguire la TV dei ragazzi. Alle 15, come già anticipato, i documentari della Grande Guerra. Alle 17.40 Angelo Squizzato ci porterà a scoprire le novità di Agricoltura Veneta e alle 20.05 Videomotori. TG Venezia Mestre termina qui, io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi auguro una buona serata e una buona domenica. Arrivederci.